perché siete qui oggi a Roma? Siamo qui a Roma per dare un futuro ai nostri figlioli, perché noi siamo arrivati al limite, non riusciamo più a coprire le spese per vari svariati motivi, dalla differenza di prezzo da quello che vendiamo noi a quello che pagate voi consumatori, perché c'è dei ricarichi anche 100 volte sul pane, diciamo, sulla pasta uguale, sulla frutta non ne parliamo. E più c'è la concorrenza sleale dalla roba extra UE che viene fatta con dei regolamenti che non sono i nostri, c'è delle restrizioni noi in confronto a loro che sono abissali sui trattamenti fitosanitari che l'Europa ha tolto perché sono dannosi per la salute. Il grano che viene dall'estero è tutto quanto al di fuori di queste cose. Da circa 25 anni, da quando è entrato l'euro veramente in funzione, 24, l'agricoltura è stata sempre, lentamente ma inesorabilmente, non sono riuscito, denigrata, distrutta, annientata. Sono stati distrutti i prodotti italiani con i prodotti stranieri, ma i prodotti stranieri non è che non devono venire in Italia, i prodotti stranieri devono venire in Italia perché c'è un mercato, ma devono essere ben riconoscibili e i prodotti stranieri non devono avere per nessun motivo il marchio italiano, perché le regole che vige in Italia, in paesi extraeuropei, non ci sono. E quindi la concorrenza sleale dei prodotti che si producono nei paesi dove non c'è regole, perché non ci sono regole, parliamoci chiaro, distrugge il nostro mercato. Questo vede il mio trattore, questo è un pezzo di ferro con quattro gomme, però è chiamato trattore, però non è così, questo è il nostro sforzo, la nostra vita, la nostra passione, il nostro impegno. Noi si chiede tutelazione per il nostro mercato italiano, remunerazione e rispetto, perché noi agricoltori non siamo a di meno degli altri. È inutile la gente si incazzi, si soni perché noi si fa 30 all'ora per le strade o perché si sparge liquami, che è un fertilizzante naturale. Da anni lo usano, dall'età della pietra usano il letame per fertilizzare il campo e poi vogliono il biologico. Il letame puzza se si vuole fare il biologico. E come dice l'esperienza, legge uguale per tutti. In Francia danno lo zucchero nel vino, allora si fa anche noi. Non lo fanno loro, non si fa noi. Fine. Vogliamo risolvere, riprenderci ciò che è nostro, i nostri diritti. Non chiediamo tanto, ma che almeno possiamo lavorare in pace e per riuscire a guadagnare tranquillamente, no? Soprattutto che i prezzi dei nostri prodotti siano pagati per la qualità che sia. Che... E quindi cosa recriminate anche all'Unione Europea? L'Unione Europea, l'Unione Green Deal è una cosa un po'... non ci torna, ma poi questo se ne parlerà più in largo. Ci lasceremo dichiarazioni in questi altri giorni, ora è un po'... ecco, per ora... Per ora questo. Vi rivedremo al centro di Roma? Speriamo.